oggi debuttava questo ex CSKA Sofia, l'attaccante bulgaro Asurov, poi c'era chiaramente Bitsindu, c'era Kone, c'era un Wachi, mancava Magzawi squalificato, però insomma questo è il gol, un buono scioglilingua per molti fronti, su molti fronti la squadra dei Nerostellati, che qui incassa al 17° il gol del Castelfidardo, gol segnato da Mantini. Oggi Nerostellati sottotono non hanno ripetuto le ultime prestazioni che stavano dando nuova linfa alle speranze di salvezza, peraltro flebili, della squadra di Di Marzio. Questo è uno scontro che coinvolge il portiere Bottaluccio, che dovrà uscire al suo posto, sì. Entrerà Selvaggio, che qui bloccherà, anzi no, questo è ancora Bottaluccio. Sì, che sì, questo è proprio il momento in cui si accascia e dice che non ce la si fa. Si accascia, non ce la fa proprio, e quindi poi dovrà entrare Selvaggio al suo posto con... Dunque il Castelfidardo in vantaggio 1-0, rete di Mantini. Peraltro, a proposito di mercato che si è sviluppato a dicembre, tra gli innesti del Castelfidardo, Pedalino. Questo da dietro il secondo portiere, il sosia di Massimo Epifani, è il nostro amico Massimo Epifani. Può essere. Visto da dietro è proprio identico. Dicevo di Pedalino, arrivato dal Monticelli, Pedalino che segna così la rete del raddoppio, gol facile sulla buona azione condotta sulla sinistra da Montagnoli. Quindi ripeto, oggi Nerostellati sottotono rispetto a quanto fatto vedere negli ultimi tempi. Castelfidardo sta riprendendo un discreto passo dopo un bel inizio di stagione e una flessione nella seconda parte del girone d'andata. Qui Parente evita la terza marcatura, sempre con Pedalino protagonista, con tiro dalla distanza, poi c'è questo tiro da fuori sempre del Castelfidardo. Ma come vedete Nerostellati, che oggi hanno fatto troppo poco per poter uscire dal campo con almeno un punto. È tutto, possiamo penso ascoltare anche le impressioni dei due allenatori, Di Marzio e Bagnoni. Vincere qua adesso, soprattutto la prima partita del girone di ritorno, non era facile, perché poi abbiamo fatto la sosta, non sai mai come trovi la squadra, invece abbiamo fatto veramente bene per intensità e per anche qualità. L'avevamo preparato in questo modo per cercare di mettere in difficoltà loro con i tre centrali, per cercare di mettere in difficoltà tra le linee, però abbiamo avuto, non ci siamo mossi bene senza palla e siamo andati effettivamente in difficoltà.